Buongiorno, iniziamo la lezione di oggi facendo qualche scioglimento. Quindi iniziamo un po' a sciogliere le spalle, il collo, la nostra colonna. Facciamo prima dei movimenti con le spalle, andiamo indietro, poi in avanti. Cerchiamo di unire un po' questo movimento con il respiro. Quindi inspiro, apro, espiro, chiudo. Iniziando così anche a prendere coscienza del nostro respiro. Sempre con il naso, eh? Inspiro, apro, espiro e chiudo. Poi cambio il senso, apro e chiudo. Sempre utilizzando il nostro respiro. Poi ci fermiamo rilassando le braccia, rilassando le spalle, inspiriamo sollevandole e con un respiro rumoroso la lasciamo cadere. Inspiro. E questo espiro ci aiuta a eliminare le impurità. Ci fermiamo. Lasciamo ancora rilassare e inspirando portiamo l'attenzione sulla nostra zona cervicale, espiro, inspirando vado a inclinare la testa verso destra, espirando torno al centro e inspirando curvo la testa, inclino la testa verso sinistra, torno e inspiro, espiro e inspiro dall'altra parte. Inspiro, espiro, torno al centro, sempre le spalle rilassate, eh? Inspirando la testa si inclina verso destra, veniamo in avanti e andiamo verso sinistra. Espirando veniamo in avanti e andiamo verso destra. E poi ritorno verso sinistra. Inspiro ed espirando in avanti. Inspiro a destra, espiro, ritorno. Un'ultima volta, inspiro, espirando in avanti e verso destra, spalle rilassate. Inspiro ed espirando avanti e verso sinistra. Mi fermo al centro, ritorno con la testa. Espiro, rilasso, osservo le cervicali che si allungano un po' verso l'alto. E inspirando apro ed espirando chiudo, arrotondo portando il mento verso il torace e inspirando apro, sentiamo la nostra colonna che si arrotonda, si chiude e poi si inarca, lo sguardo va un pochino verso l'alto, non troppo, espiro e inspiro. Ascoltiamo l'inspiro che riempie e apre, respiro che svuota e chiude. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Ora inspirando, apro, gli occhi aperti, sollevo i talloni, vado bene verso l'alto ed espirando scendo. Portiamo la nostra attenzione quindi anche sui piedi. Sento le mie radici a terra e sento la forza che spinge verso l'alto. Ricordiamo di non sollevare le spalle quando andiamo su, ma manteniamo le basse ed espirando in avanti e scendo. E inspirando apro, allungo, distendo. Ed espirando ancora scendo. Inspirando apro, allungo, distendo. Ed espirando scendo, questa volta pieghiamo le ginocchia, portiamo i palmi verso il suolo e facciamo la retroversione spingendo il pube in avanti e spingendo i palmi delle mani verso il basso con le ginocchia piegate. Rimaniamo qualche istante in questa posizione che ci aiuta a rinforzare il nostro contatto con la terra, le nostre radici. Sentiamo proprio questa sensazione delle nostre radici che affondano nel suolo, cercando questa energia
della madre terra. Espiro, inspirando, distendo le gambe, apro le braccia. Espiro e inspirando, palme verso l'alto, inizio a sollevare le braccia, unisco le mani, palmo contro palmo, piego i gomiti, lascio scendere un po' le spalle avvicinando le scapole. Sentiamo bene il contatto dei nostri piedi con la terra. Un'altra versione di Tadasana, posizione della montagna, per sentirci parte della terra, nella nostra stabilità, nella nostra unione, nella nostra condivisione. Poi piano piano andiamo a spingere il peso sul piede sinistro, manteniamo lo sguardo in un punto e inspirando il piede destro si solleva e lo portiamo all'interno della gamba. Se avete una parete alle vostre spalle potete utilizzarla se non riuscite a mantenere l'equilibrio. Oppure potete appoggiare le dita a terra iniziando con una posizione più semplice. Poi potete salire piano piano. Cerchiamo di mantenere per qualche respiro la posizione dell'albero che ci porta proprio ancora di più in connessione con la terra, con le radici, con la stabilità, con la forza della terra. Poi piano piano espirando il piede si appoggia. Andiamo un attimo a rilassare le mani appoggiandole sopra lo spazio toracico. Chiudiamo gli occhi. Per qualche istante osserviamo il respiro che scorre nello spazio toracico. Accogliamo l'espansione dell'inspiro che riempie e nutre, l'abbandono dell'espiro che svuota e purifica. Poi apriamo gli occhi, un riferimento con lo sguardo, inspirando solleviamo le mani, portiamo le mani sopra la testa con i gomiti piegati e inspirando l'appoggio si sposta sul piede destro e solleviamo il piede sinistro. Possiamo appoggiarlo un pochino più in basso se perdiamo un po' l'equilibrio, oppure sollevarlo un pochino più in alto. Possiamo anche utilizzare la parete alle nostre spalle. Non è necessario andare troppo in alto, troviamo un punto stabile che ci consente di rimanere senza tensioni. Rilassiamo, respiriamo e ascoltiamo queste nostre radici che affondano nella terra, proprio come un albero. Spingendoci verso il cielo. Poi piano piano inspirando il piede si appoggia, andiamo a portare le braccia verso l'alto ed espirando apriamo le braccia si aprono a croce, inspiro ed espirando scendo. Scendiamo in questa posizione, braccia rilassate, scapole un po' vicine, testa in linea con le spalle. Colonna dritta, le braccia abbandonate. Da questa posizione possiamo scendere. Mentre scendiamo, chiudiamo gli occhi, sentiamo il contatto dei nostri piedi con la terra e con gli occhi chiusi aspettiamo quell'istante in cui le dita trovano il contatto con la terra. Quando le dita le sentiamo appoggiare, piano piano ci andiamo a scaricare con il nostro peso verso il suolo, anche con le mani. Se naturalmente non arrivo a terra con le mani, trovo un punto d'appoggio che possono essere i polpacci dietro, oppure utilizzo un cuscino. Espiro, inspirando, facciamo un grande passo col piede destro dietro, un grande passo con il piede sinistro dietro, per prendere la posizione della rovesciata. I talloni tendono verso il suolo, ma va bene anche se sono sollevati. Le mani non spingono troppo per non creare tensione e cerco di rilassare mantenendo la testa in linea con le spalle. Mi allungo, mi apro e vado ad ascoltare questo contatto dei miei piedi e delle mie mani a terra. Le mie radici. Qualsiasi sia la posizione del mio corpo,
sento sempre questa sensazione di radicamento, di appoggio con la terra. Ora andiamo ad appoggiare le ginocchia. Scendiamo con il bacino. Andiamo a metterci nella posizione seduta, con le gambe incrociate. Ora, se avete un cuscino, vi consiglio di utilizzarlo. Lo mettiamo sotto, appoggiandoci con gli ischi. Ecco, sono queste due ossa che sono all'interno dei glutei, cercando così di mantenere una posizione comoda. Ci portiamo con le mani sopra le ginocchia, sentiamo la nostra colonna distesa. Il cuscino ci aiuta a mantenere questa distensione, questo allungamento della colonna che è necessario per lasciare scorrere il respiro e l'energia vitale. Vi spiego, vi introduco la tecnica della respirazione a narici alternate, che è una tecnica che ci aiuta a rilassare, a purificare, a riequilibrare l'energia. Con la mano sinistra uniamo il pollice e l'indice. Con la mano destra portiamo il pollice sulla narice destra, l'anulare sulla narice sinistra e le altre due dita sopra la fronte. Facciamo soltanto qualche ciclo di respiro. Inspiro da entrambe le narici, chiudiamo gli occhi. Espiro da entrambe le narici. Inspiro ancora, espirando tappo la narice destra e lascio uscire l'aria a sinistra. Inspiro a sinistra ed espirando tappo la narice sinistra e espiro a destra. Inspiro a destra ed espirando cambio narice, espiro a sinistra. Inspiro a destra, a sinistra, scusate, ed espirando cambio narice. Inspiro a destra ed espirando cambio. Inspiro ed espirando ancora cambio, quindi cambio narice ogni volta che espiro. Ogni volta che lascio uscire l'aria, cambio narice. Basta una piccola pressione per chiudere e aprire. Un ultimo ciclo. Espiro cambiando. Inspiro. Ed espirando, sciolgo. Appoggio la mano sopra il ginocchio, palmo verso l'alto. Unisco pollice e indice, rimango qualche istante in ascolto, cercando di sentire il respiro e distinguerlo nella narice destra e nella narice sinistra. Il mio respiro è più libero e più equilibrato. Inspiro. Sciolgo la posizione delle dita e delle mani. Grazie.